Non ti sei mai chiesta perché sei una calamita per i narcisisti? Posso capire la preoccupazione per l'eventualità che attrarre i narcisisti significa che potrebbe esserlo anche chi li attrae, ma il problema va molto più alla radice. Le persone narcisiste sono persone che ricercano una vittima da sacrificare per riempire il loro vuoto esistenziale. Nonostante la relazione con un narcisista possa causare molti danni, molto spesso ricadiamo negli stessi comportamenti, finendo per attrarre la stessa tipologia di persone, in questo caso i narcisisti. Ma come facciamo a identificare i tratti della nostra personalità che attraggono i narcisisti? E come possiamo fare se vogliamo proteggerci e rafforzare le capacità che invece li tengono lontani? Prima di affrontare le caratteristiche del partner ideale, proviamo a vedere le diverse caratteristiche di un narcisista. Esistono diversi tipi di narcisismo. Il primo a parlare di narcisismo fu Freud, che lo identificò semplicemente come una fase di sviluppo del bambino, non patologica di per sé, ma lo potrebbe diventare nel caso in cui la persona rimanga bloccata in quella fase. In seguito, alcuni studi hanno portato a definire il narcisismo come una patologia derivante da genitori anaffettivi o passivo-aggressivo. Per difendersi da queste situazioni, i figli tendono a sviluppare una visione grandiosa di loro stessi. In questa visione, i narcisisti si vedono come persone particolarmente talentuose e dotate, ossia hanno una visione idealizzata di loro stessi e tendono a esternalizzare critiche e giudizi, perché in caso contrario non sarebbero tollerabili. Negli anni 90, il dottor Paul Wink identificò due tipologie di narcisisti, i narcisisti covert ed overt, dei quali ho parlato in molti video. Come già detto più volte, amare un narcisista è facile perché la maniera in cui si presentano tende sempre ad attrarre un certo interesse, che sia per il fare del bel tenebroso narcisista covert o del seduttore narcisista overt. E purtroppo, quando cade la maschera, si è già troppo coinvolti nella trappola da non poterne uscire. Essere coinvolti con un narcisista, infatti, è sempre fonte di confusione. Soprattutto il narcisista perverso tende sempre a manipolare o distruggere l'autostima dell'altro o a creare un vincolo di dipendenza in modo tale da non permettere alla sua vittima di lasciarlo. Quindi, se si attirano persone narcisistiche, non significa necessariamente essere narcisisti, ma semplicemente che il modello affettivo che si propone ricalca alcune caratteristiche che sono utili ai fini del narcisista ad accrescere il suo ego. È importante ricordarsi che le relazioni con persone narcisiste sono improntate al controllo e alla manipolazione dell'altro, creando forme di sottomissione nella maggior parte dei casi. Abbiamo visto che le vittime scelte del narcisista sono normalmente persone che soddisfano le loro mancanze e la loro necessità di grandezza, attraverso comportamenti complementari a loro utile al raggiungimento di questo scopo. Vediamo alcune caratteristiche che potrebbero attrarre una persona narcisistica e far di voi il partner vittima perfetta. In modo di dire, sindrome da croce rossina potrebbe rappresentare perfettamente questa caratteristica comportamentale. Siete cresciuti prendendovi cura degli altri e vi sentite in dovere di salvare gli altri. Alcune persone sviluppano questo atteggiamento perché sono cresciute in situazioni in cui qualcun altro era il personaggio principale della famiglia e gli unici altri ruoli disponibili erano ruoli di supporto. Altri invece perché hanno sofferto dei traumi e l'aiuto e la sottomissione diventano in alcuni casi l'unica arma disponibile davanti ai mostri. Altri ancora perché sono persone diplomatiche che vogliono capire l'altro ponendo domande con simpatia e ammirazione. Tutte queste persone finiranno per attirare persone narcisistiche che hanno bisogno di grande ammirazione e di essere salvate. Può capitare che i genitori
o chiunque svolga il ruolo di colui che si prende cura del bambino, siano così presi dalla relazione di coppia o dallo scorrere degli eventi esterni alla famiglia che non prestino attenzione ai messaggi del loro figlio. Quando ci si trova in nuove situazioni familiari e sociali, esempio divorzio, l'arrivo di un nuovo componente in famiglia, un nuovo partner, una nuova famiglia, il rapporto con i parenti più lontani, situazioni critiche, eccetera, è importante che un genitore stia accanto al figlio per fargli capire la situazione e perché prenda coscienza di se stesso. Si sente amato, impari ad amare se stesso, allo stesso tempo in cui impara a comportarsi. La consapevolezza e l'amore verso gli altri e verso noi stessi molto spesso deriva da una base solida che ci permette di andare ad esplorare il mondo senza avere paura. Se i genitori non comunicano con i loro figli e non gli danno amore e considerazione, il bambino, anche da adulto, non saprà come avventurarsi per il mondo e davanti alla megalomania del narcisismo potrebbe semplicemente dire: ho visto di peggio. Questo atteggiamento riguarda quelle persone che si sentono incapaci di uscire da quella situazione in cui si trovano e che cercano un supereroe per sistemare le cose e che pensano di aver bisogno di essere salvate. Molto spesso queste persone che cercano nell'amore la loro via di fuga e salvezza, persone infelici, persone sovraccaricate di responsabilità o persone malate. Questa visione però rende tossica, ancor prima di nascere, qualsiasi storia d'amore. L'amore non si basa sul bisogno, ma sulla reciprocità dei sentimenti. Pensare che una storia d'amore ci salverà la vita significa consegnare la nostra vita nelle mani dell'altro e se l'altro è un narcisista, l'unica cosa che potrà fare sarà distruggere la nostra vita. Un altro caso classico di persone che attraggono i narcisisti è quello delle persone empatiche. L'empatico e il narcisista, per gli schemi comportamentali, sono destinati molto spesso ad essere attratti uno dall'altro. E tutte queste caratteristiche comportamentali che attirano un narcisista hanno però tutto un tratto comune: l'incapacità di affrontare il conflitto e l'insoddisfazione attraverso la comunicazione per risolvere i problemi. Se non si riesce a decidere il posto dove andare ad un secondo appuntamento, senza che uno dei due prevarichi e l'altro si sottomette, il secondo appuntamento potrebbe non essere una buona idea. È importante imparare a riconoscere chi vuole sopraffarci ed eliminare la comunicazione. Ma come uscire dal modello di relazione con un narcisista? Molto spesso ci troviamo coinvolti in relazioni che non vorremmo realmente, con uomini o donne che ci fanno star male e che ci trattano male. Questo può accadere per vari motivi che possono derivare da contesti familiari e personali, da patologie o da dipendenze. In generale, ci troviamo in schemi relazionali che già conosciamo perché crediamo che saranno più facili da gestire. Per esempio, se nostro padre o madre era un narcisista, probabilmente i nostri partner saranno dei narcisisti allo stesso modo. Se ho avuto mancanza di affetto o traumi familiari nel passato o da bambino o da bambina, probabilmente cercherò partner che mi diano emozioni forti e che siano raggiungibili molto spesso. Riportiamo oltranza questi schemi perché non riusciamo ad uscire da essi e ci sembrano più facili da gestire. Il primo passo per smettere di attrarre persone che ci fanno stare male è quello di iniziare a darsi valore, a capire che ci meritiamo di essere amati e che le relazioni d'amore vere sono quelle in cui ci si fa del bene e ci si rispetta e forse ci si annoia anche un po' demolire gli schemi con cui siamo abituati a relazionarci con il mondo e costruirne di nuovi. Non è un processo facile, né tantomeno rapido.
Rapido, il primo passo pertanto è prendere coscienza di ciò e di cosa ti ha portato tra le braccia di un narcisista, prestare attenzione ai vostri difetti piuttosto che cercarne altri al di fuori di voi. Prendetevi il tempo per approfondire quali sono gli aspetti di te che attraggono i narcisisti, come normalmente si comportano e come imparare a difendersi per la prossima volta che ne incontrerai uno e per non lasciarti sopravvivere. Fare dalla situazione, se hai bisogno di aiuto, cosa fai per andare a capire e a distruggere questo schema comportamentale sbagliato? Contattami perché con l'ipnosi possiamo veramente riuscire ad uscire da questo schema comportamentale che reiterato nel tempo ti porta a distruggerti emotivamente, psicologicamente e fisicamente. Di conseguenza, con l'ipnosi andiamo veramente a risanare quella parte di noi che in qualche modo viene distrutta. Avete voglia di contattarmi per iniziare un percorso valido con il quale ritornare a sorridere? Contattatemi alla mia email paolafendi@gmail.com. Un bacio a tutte e al prossimo video.